Oggi parliamo di proiezione. Proiezioni? No, lo dico io. Vabbè, vai. Oggi parliamo di proiezioni. Cerco di spiegare allora in cosa consistono. No, non sei capace. Grazie, inconscio. Ci pensi tu? Pensi che nel mondo siamo tutti stronzi, ma il vero stronzo sei tu. Cazzo, sei efficace. Ciao. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube e su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di un meccanismo di difesa descritto per la prima volta da Sigmund Freud, la proiezione, e in particolare parliamo di 6 modi per riconoscere la proiezione, 6 segni attraverso i quali possiamo capire che una persona sta proiettando oppure no. Sta proiettando, punto. Perché oppure no, non aveva senso. Che cos'è la proiezione? È un meccanismo inconscio della psiche attraverso la quale si relaziona con il mondo. Secondo la psicoanalisi ci relazioniamo con il mondo attraverso l'inconscio, attraverso dei meccanismi inconsci che ci permettono di distinguere noi dall'altro e di capire la nostra interiorità e la realtà che ci circonda. La proiezione in sé per sé è un meccanismo normale, ce lo abbiamo tutti, lo dobbiamo usare tutti, ha dei pregi e dei difetti. Nel lato figo, la proiezione, come vedremo successivamente, ci aiuta a comprendere l'altro, ci permette di differenziare me e l'altro, di capire dove arrivo io e dove arriva l'altro. E questo lo fa insieme a un altro meccanismo che è il suo simmetrico, l'introiezione. Ma se c'è qualcosa che non va, la proiezione diventa qualcosa di negativo per la nostra psiche e ci crea dei problemi, in particolare quando abbiamo delle parti di noi che non riusciamo ad accettare, che rifiutiamo e a che allora che doniamo all'altro, al mondo. Io ho qualcosa di me che è proprio no. Non riesco a digerire, non riesco a vedermi in quel modo, allora lo consegno a una realtà esterna, che può essere una persona, in ambito relazionale un affetto, un amico, può essere un'ideologia, come accade per esempio per la destra e la sinistra. Quelli di destra, oh no, perché gli estranei sono una minaccia, stanno proiettando il fatto che loro stessi sono una minaccia, come hanno dimostrato nella storia, ma lo rifiutano e allora lo proiettano su una realtà minacciosa esterna. O quelli di sinistra che dicono no, voi siete delle persone elitarie, cattive, cattivone, ma non ho mai visto delle persone più elitarie che gli intellettuali di sinistra. La proiezione si annida un po' ovunque e a noi personalmente ci permette di allontanare dalla nostra interiorità dei contenuti inaccettabili. Scopriamo in che modo possiamo riconoscere una proiezione. Reazioni emotive. Quando c'è una reazione emotiva spropositata, che non è consona a ciò che sta succedendo, probabilmente c'è una proiezione. Un'emozione tipica della proiezione è la rabbia. A volte, ad esempio, c'è un lato del nostro partner che ci fa arrabbiare sistematicamente, ma tanto. E non è il fatto che ci confrontiamo sempre con quel lato, è il fatto che stiamo proiettando su di lui qualcosa di me di indigesto. Non l'ho digerito, non l'ho elaborato e quindi mi dà un fastidio tremendo vederlo sull'altro. O anche solo annusarlo, percepirlo, subodorarlo. Giulio, sei disordinato. No, Giselle, disordinata sei tu. Non dire cavolate! Guarda, guardati intorno. Ma scusa, tu non metti mai a posto niente, adesso dici a me che io non metto a posto. Giulio, non ti permettere, io sto sempre a mettere in ordine. Appunto, metti in ordine perché sei disordinata, altrimenti se fossi ordinata non dovresti mettere in ordine. 4 giugno 2023. La fine di Giulio. Giudizio. Quando in noi si attiva una parte molto giudicante rispetto a una dimensione, a un'emozione, a un comportamento, è possibile che si annidi la proiezione, soprattutto quando questo giudizio è negativo, è severamente negativo. Ora, chi dice bugie è proprio nauseante. Lo odio, lo disprezzo. È un ipocrita. Ecco, una cosa del genere. In questo caso tutti diciamo bugie, dobbiamo semplicemente elaborare il concetto di bugia, digerirlo e comprenderlo. Empatia. Ebbene sì, alla base dell'empatia ci sono i 2 meccanismi di proiezione e introiezione, ovvero quei meccanismi che ci permettono di differenziare me dall'altro, di riconoscere
le emozioni dell'altro, perché la proiezione in senso buono, in senso costruttivo, è quel meccanismo che ci permette di sapere dove arriviamo noi e dove l'altro, di discernere me dall'altro. Ecco, quando vedete una persona che fa "sono empatico", in quel preciso momento, quando in voi scatta una sottile linea di rabbia repressa che continuerete a reprimere, sapete che quella persona probabilmente proietta e proietta tanto. Ecco perché l'empatia ha dei lati in luce e i lati in ombra. I lati in ombra sono i lati in cui non sono gestite le proiezioni interiori. Sei tu? Non sei tu? Soprattutto nella coppia, nel gioco di coppia, tra psicologi e... no dai, tra coppie in generale. A un certo punto si litiga e si comincia a dire "no, questo sei tu, no, sei tu che sei così, no, sei tu, tu, occupato". Mi sa che ce l'ho fatta una volta sta battuta. Mi piace farla. Ho finito il repertorio di battute. Il non riconoscere parti di sé indica proiezione, soprattutto in una coppia, quando le dinamiche si fanno in due. È bella sta cosa, perché nelle coppie ci si ama in due, le cose belle sono in due, stiamo costruendo insieme, però quando c'è qualcosa che non va, sei tu! Ecco, questa è proiezione. Così. Disco rotto. A proposito del sei tu, un altro modo per riconoscere le proiezioni è quando giriamo intorno allo stesso problema e non lo risolviamo mai. Ci si ripresenta sempre lo stesso problema nella vita e niente, non lo riusciamo a risolvere. Alla base c'è una proiezione non elaborata, perché ovviamente qualcosa che ho dentro che non riesco a elaborare e quindi continuo a proiettare fuori, a un certo punto invaderà la mia vita finché non lo elaborerò. Sconvolgimento. Non ci posso credere. Che cosa ha fatto? Che cosa ha detto? Cosa ha sentito? Come si è permesso? Quando qualcosa ci sconvolge in modo ingiustificato, non agli occhi dello sconvolto ovviamente, agli occhi del resto del mondo, significa che potrebbe esserci all'interno della nostra psiche un elemento proiettato, un elemento che non abbiamo elaborato. Questi sono i sei modi per riconoscere un meccanismo proiettivo, soprattutto nei suoi lati in ombra. Ripeto, è un meccanismo fisiologico. A cosa può portare l'inflazione della proiezione? Può portare a un vero e proprio disturbo paranoideo, perché io più rifiuto un mio contenuto inconscio, più lo proietto sugli altri, più il mondo intorno a me diventerà minaccioso, perché è pieno di quei contenuti che io sto rifiutando e quindi devo rifiutare tutto il mondo intorno a me. Arrivati a questo punto, nei casi più estremi, c'è una vera e propria compromissione dell'elaborazione della realtà. Non riesco più a discernere me dal mondo, non riesco più ad osservare il mondo senza vedere quella parte di me inaccettata, non riconoscendola. Più male vedi intorno a te e più male c'è dentro di te. Così volevo chiudere una frase che mi ero segnato e non ho mai detto, in modo molto indigesto. Se ti è piaciuto il video, se hai deciso di proiettare qualcosa su di me puoi proiettare qualsiasi cosa, sugli psicologi potete proiettare qualsiasi cosa, tanto ci pensiamo, non vi preoccupate. Quindi se vuoi proiettare qualcosa di me, iscriviti al canale, no, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con qualcuno che ha proiettato qualcosa su di te, attenzione, e iscriviti al accendi il campanello delle notifiche per non perdere i prossimi video, ciao! Comunque, inconscio, posso dirti una cosa? Vai! Sei un po' stronzetto. Oh, oh, oh. Che vorresti dire con questo oh, oh, oh? Lo sei tu e lo so io.